entrare nelle decisioni. Non basta il consiglio dei sanitari, che sono i primari mediamente. Devono entrare nelle decisioni, perché la sanità la fa chi la agisce, oltre ai cittadini e le cittadine. E per questo sono i sindaci che si devono riprendere un ruolo autorevole rispetto alle direzioni generali della sanità. Autorevole non vuol dire sedersi solo nei consigli di rappresentanza o nel collegio dei sindaci, vuol dire fare proposte a partire dai bisogni di salute della popolazione, che è l'altro grande tema, perché chi li conosce meglio dei cittadini i bisogni di salute della popolazione? Quindi questi sono temi che noi dobbiamo tenere presenti. Quindi io credo che bisogna fare anche delle proposte, è evidente. La prima, rimettere in piedi i dipartimenti di prevenzione. La prevenzione è trascuratissima, ogni tanto c'è un'infiammata quando ci sono i morti sul lavoro oppure quando ci sono le pandemie come quelle che abbiamo avuto purtroppo e ne stanno arrivando altre grazie al cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico non è solo quello che è successo oggi, le inondazioni, il cambiamento climatico vuol dire anche cambiare tipologie di malattie, ci sono vettori. Ne risentono sopra vettori che portano malattie diverse. Quindi assolutamente aumentare il tema della prevenzione. Noi dobbiamo fare in modo che le persone non si ammalino, non curarle, certo curarle nel miglior modo possibile, è evidente, però fare in modo che non si ammalino, questo è il dato di base. La seconda cosa, e questa è una proposta di cui mi assumo tutta la responsabilità, togliere agli assessorati regionali all'ambiente e all'ARPA lo studio dell'inquinamento, perché l'inquinamento deve essere correlato alla situazione di malattia che può potenziare, non solamente 2 picogrammi, 3 picogrammi, devo sapere che cosa sta succedendo. Quindi potenziare i servizi di epidemiologia, come si ammalano, perché si ammalano le persone per evitare che si ammalino. E qui arriva il ruolo straordinario dei medici di medicina generale, che non sono solo dei passacarte, ma devono essere le sentinelle sul territorio, scusate il termine guerresco, poco felice in questo momento, però devono essere le sentinelle sul territorio, perché loro sono in grado di conoscere come stanno le persone che accudiscono, di cui hanno cura, loro lo sanno. Qui c'è un altro tema, anche qui mi espongo, mi assumo tutta la responsabilità di quello che vi dico. I medici di medicina generale, voi sapete che mantengono un rapporto di libera professionalità con un contratto a livello nazionale, d'accordo? Ma per quale motivo non possono essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale? Esattamente come i medici ospedalieri. Se la cura riguarda una persona da quando nasce a quando muore, da quando cerca di star bene a quando si ammala, quando poi deve recuperare la malattia acuta, per quale motivo anche gli operatori e le operatrici che li seguono non devono essere unici ed unitari rispetto al governo pubblico che sta sopra, rispetto alla mitica 833. Va ridisegnato il territorio, e me lo sappiamo bene, le case di comunità, io non so da voi come sono messe, ma da noi in tutta la provincia hanno cambiato 3 targhe, ma rimangono quello che erano prima, insomma, cioè non sono cambiate. Ma anche qui, proviamo a dire noi cosa ci deve stare nella casa della comunità. Che non è la casa della salute emiliano-toscana, non è un luogo dove vanno gli specialisti della cronicità, perché tra l'altro li dovremmo togliere dagli ospedali, torniamo al punto di partenza. Deve essere il luogo in cui si parla di medicina di comunità, cioè ci siano i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, l'infermiere di comunità, non ci sono infermieri, certo che non ci sono infermieri, scappano dagli ospedali. Certo che scappano dagli ospedali e dall'RSA, perché hanno stipendi veramente ridicoli, turni continui e se ne vanno. Guardate, io ho fatto una tesi 6 mesi fa, di una tesi di laurea di infermieristica, che purtroppo per lei mi chiese di fare una tesi su una casa di comunità in una nostra Valle Trompia. Sapete che in Valle Trompia, oltre che la berretta e le armi, ci sono le persone che abitano, insomma. E quindi non si fanno solo le armi. Ed è una valle con molte case in montagna, in alta montagna, fino a 1200-1300 metri. Bene, questa poveretta ha deciso che io l'aiutassi,
l'ho fatta lavorare un sacco, comunque è andata a vedere comune per comune, ha fatto la stratificazione della popolazione come, per età, per bisogni di salute, dove abitavano, l'accesso ai servizi, i trasporti pubblici, eccetera. E la conclusione che abbiamo discusso poi in sede di sessione di Lara è stata: la casa comunità non c'è, anche perché per esserci avrebbe bisogno di questa, questa e quest'altra figura, non del cardiologo che va su una volta alla settimana o del diabetologo ogni 15 giorni. Sto molto sintetizzando. Quindi parlo dei cittadini e delle cittadine, parlo alla CGIL, parlo all'ARCI, credo che tutti e tutte noi dobbiamo mettere insieme questi saperi e dire noi come deve essere una casa della comunità. L'ospedale comunità sapete che non è il cronicario, ma deve essere il passaggio dall'acuzie o al domicilio, laddove sia possibile, o a un'altra struttura se non è possibile, uno ogni 100.000 abitanti. Anche qui attenzione, perché il privato accreditato e i fondi sono pronti. Nella mia città, più di 200.000 abitanti, sono previsti due ospedali di comunità, d'accordo? Quello pubblico lo faranno dentro l'ospedale, che mi sembra un non senso, però comunque ancora lì. In compenso quello privato sta già partendo, il privato accreditato. Anche qui c'è qualcosa che non mi torna, perché questo privato accreditato è a sua volta collegato con l'altro grande ospedale privato accreditato, e mi chiedo quanto il poveretto senza fissa dimora che viene ricoverato in ospedale per una polmonite, per esempio, pubblico, perché difficilmente lo prende l'altro, e avrà bisogno, prima di andare in strutture protette, diciamo così, che avrà bisogno di una via intermedia, io non so se lo piglierà il privato accreditato, francamente. Per cui il servizio sociale, ad esempio, che deve governare questo passaggio della casa di comunità, non deve essere un altro servizio sociale rispetto al comune, deve essere tutto lì, non per sovrapporci e stratificarci, ma perché è necessario che si tolga il trattino dal socio sanitario e diventi un unico termine fondamentale. Sui consultori non dico niente, perché l'ho già detto prima, ma tiriamoci sulle mani che lavoriamo, anche perché molti privati accreditati di consultori sono ad esempio cardine, non applicano tutti i livelli essenziali di assistenza. Questo è l'altro termine. Nelle famose dichiarazioni, c'è poco su questo nella delibera regionale di Bertolaso, quando dice del CUP unico, che era una delle richieste di Lombardia Sicura, in cui si dice: guardate che faremo un CUP unico, sì, poi fa una virgola e dice: e sarà la regione a indicare in quali strutture per quali servizi. Allora mi viene un dubbio, io non so voi, ma nel privato accreditato avete mai visto un reparto di malattie infettive, un reparto di pneumologia? Quante pediatrie avete visto nel privato accreditato? È ovvio, vi ricordate i primi tempi del Covid, che gli ospedali pubblici erano surplassati perché la regione diceva devono andare solo dove c'è rianimazione, pneumologia e malattie infettive, tutto pubblico, perché nel privato non c'era. Quindi anche qui grandissima attenzione su queste cose. Io credo che la nostra opposizione in regione deve arrivare a un punto in cui si deve incatenare ai banchi della regione, perché andando avanti così stiamo veramente, non dico sfasciando il servizio sanitario, che è vero, ma stiamo togliendo ai cittadini e alle cittadine la fiducia nel pubblico e soprattutto la speranza che si possa e si debba cambiare attraverso le persone che praticano l'agire politico. Invece sta passando l'idea, una sorta di rassegnazione: io ce la faccio, mi pago due cose e vado avanti così. L'RSA, e chiudo, credo che sia un altro termine su cui riflettere bene, l'RSA devono essere considerate altre strutture territoriali da utilizzare come tali, non luoghi tristi di fine vita, ma luoghi dove c'è un accompagnamento. Però anche qui, lo dice bene la sindacalista, quanti contratti ci sono dentro le RSA personali? C'è una miriade di contratti e non si capisce più con chi devi trattare assolutamente.
Finisco davvero, e mi scuso per la lunghezza, con la formazione, perché questo è un nodo. L'altra sera ero in provincia di Bergamo, si parlò molto della formazione. Allora, la formazione è un tema fondamentale. Uno, io sono contro il numero chiuso a medicina, lo dico subito. Anche la cosa che stanno inventando adesso, riapriamo il numero chiuso, apriamolo a tutti, poi vediamo come vanno i primi esami. Non c'è bisogno di dirlo. Io mi sono laureata molti anni fa, perché sono ormai vecchiotta, in pensione, continuo a lavorare perché sennò uno sta male nei miei consultori. Però in realtà fare la facoltà di medicina è lunga. Se i primi due anni non riesci a fare tutti gli esami, si chiama mortalità universitaria, insomma, succede, la gente si ritira, però dobbiamo offrirgli a tutti, secondo me, la possibilità di entrare. E poi c'è l'imbuto delle specialità, perché ogni anno circa 5.000 neolaureati rimangono a spasso. Senza specialità non vai da nessuna parte. E qui ci vuole la conferenza Stato-Regioni che programma i numeri e le specialità. Ma per quale motivo in Italia ci sono quasi lo stesso numero di oculistica, dermatologia, cardiologia, chirurgia estetica, che guarda caso sono le più gettonate e sono le meno frequentate quelle di medicina urgenza, eccetera? Beh, basta semplicemente conferenza Stato-Regioni distribuire le borse in modo che, per esempio in Lombardia, quanti medici di medicina d'urgenza servono? 50. Facciamo 50 borse di medicina d'urgenza. E quanti medici estetici servono? Uno. Ne facciamo uno di posto. Adesso non voglio essere semplificante, ma davvero ci vuole una programmazione anche su questo. E ricordo sommessamente, tornando ai medici di medicina generale, che loro, i medici di medicina generale, non hanno la specialità come l'abbiamo fatta noi, cioè concorso, lista nazionale, entri, non entri, vai dove ti prendono sostanzialmente. I medici di medicina generale hanno un corso di formazione di 3 anni, gestito dagli stessi sindacati dei medici di medicina generale, che sono anche società scientifiche. Capite la ricaduta di tutto questo? Io credo che, e poi la medicina, la formazione medica, infermieristica, delle ostetriche e tutto il personale sanitario è sulla Puglia, non è sul territorio. Però ho proprio rivisto tutto il meccanismo di formazione, di distribuzione dei fondi, partendo dalla prevenzione. Bisogna fare in modo che le persone non si ammalino, e quando si ammalano sono accudite a casa. Quindi i medici di medicina generale sono fondamentali, e le acuzie vanno seguite in maniera giusta, attrezzando gli ospedali in maniera equa. E PNRR, sapete che invece sugli ospedali, a parte tirare su qualche muro, non fa niente. Basta.